Noi il 12 di dicembre organizziamo la Fiera di Santa Lucia, è una fiera molto legata alla tradizione, c'è una disputa ceva, sera del 1320-1355, comunque di origine assolutamente medievale. E da lì il nome della nostra città, perché Ceba Cebe, tradotto in latino, è mucca. Allora si parlava di mucca da latte, infatti anche Plinio il Vecchio parla del formaggio di Ceba, che tra l'altro dovremmo ritirare fuori in qualche modo. Adesso parliamo invece di animali da carne. Sino a qualche anno fa, ma eravamo il secondo polo di macellazione del Piemonte, dopo il Novarese, raggiungiamo i 65.000-70.000 animali macellati all'anno, e quindi per noi è un punto anche di visibilità per la nostra carne, per i nostri prodotti. Abbiamo anche parecchi punti di vendita della carne, rigorosamente piemontese, e quindi la Fiera di Santa Lucia ne è il testimonial dove noi presentiamo questo. Nell'antichità erano quattro fiere legate ai santi, e l'unica che è rimasta stagionale legata a un santo, che è Santa Lucia. La nostra mostra, il nostro momento clou è a settembre, quando c'è la mostra del fungo, ma riusciamo a abbinare questi due prodotti, e permettetemi che aggiungiamo anche il tartufo, perché gran parte anche del tartufo della provincia arriva dalle nostre zone, insomma. E quindi stiamo adesso come amministrazione comunale cercando di passare da questo abbinamenti, per dare visibilità alla parte gastronomica, che ha dei prodotti di eccellenza. Mi preme dire che durante la fiera avremo anche un momento con i paesi vicini, in particolare con la Polenta Saracena della Valtanaro, il consorzio del Cece, e poi i nostri macellatori tradizionali che presenteranno la carne. Ceva con il 12 di dicembre, dove si tiene una manifestazione, la Fiera di Santa Lucia, dedicata alla razza bovina piemontese, questo straordinario animale.